Ciao grandissimi e ben ritrovati. Oggi vi presento il gioco Play to Earn che nel futuro, ci auguriamo tutti quanti, diventerà il gioco più grande di sempre. Intanto lancio il trailer in modo da farvi vedere intanto il trailer di lancio del gioco. Stiamo parlando di Star Atlas, un gioco Play to Earn veramente enorme, perlomeno nella progettazione. Dove anche io ho messo il mio cippino. Adesso andiamo a vedere pure un po' come fare, come non fare, se volete partecipare o meno. È un gioco che ha veramente una possibilità enorme di successo, però, come tutti i giochi cripto, c'è anche il rischio che possa essere uno scam enorme. Questo non lo sapremo mai finché non uscirà, perché il gioco sicuramente non uscirà prima del 2022-2023. Anche se alcune missioni per i possessori delle navette saranno disponibili a breve. Andiamoci a vedere intanto allora di che cosa si tratta. Come avrete visto dal trailer, è un gioco dalle possibilità infinite. È un MMO ambientato nello spazio, fantascientifico, dove noi potremo avere le nostre navette e partecipare a guerre, a conquiste di pianeti, all'estrazione dei minerali e dei materiali dei pianeti e via dicendo. Il problema è che proprio questa enormità di gioco può preoccupare e preoccupa anche me, tra virgolette. Sicuramente è una cosa dove voglio avere, insomma, le manine sopra, tant'è che è una cosa che ho fatto, però non voglio neanche espormi troppo perché è vero che il gioco è super promettente, però è pure vero che il trailer che per adesso ci hanno fatto vedere in realtà non ci fa vedere granché del gioco. È un trailer che può fare qualsiasi azienda che sviluppa il 3D. Quindi andiamoci a vedere un po' qui la schermata. Saltiamo intanto la parte introduttiva del sito. Per arrivare su questa schermata basta andare su Play Now, vi faccio rivedere il sito, si va qui su Play Now e si apre la pagina del mercato. Qui ovviamente è tutto basato sul mercato degli NFT che vengono dati in questo gioco e che devono essere comprati e ci andiamo a vedere subito quali sono. Per adesso quello che abbiamo di disponibile sono le navi, le strutture, i collezionabili e poi l'accesso. L'accesso onestamente non ci ho ancora messo mano, però dovrò studiarmelo bene perché ci sono un sacco di badge, ma bisogna capire un attimo bene che cosa facciano tutti questi badge, magari mi informerò meglio. Ma andiamo a vedere le cose più interessanti. Le navi, come possiamo vedere, hanno una rarità diversa, ovvero leggendaria è il rank massimo e poi c'è ovviamente il comune, quindi comune, non comune, rara, epica e leggendaria, insomma niente di nuovo da questo punto di vista. Io per metterci il mio cippino ho valutato queste tre. Ieri sera ho fatto una buy offer del Pierce X5 che stava a 747 Atlas, che all'incirca, visto il mercato che era sceso, corrispondevano a 90 euro. Purtroppo la mia buy offer non è stata presa e mi sono ritrovato questa mattina svegliandomi che tutte le navette, e ce n'erano circa 600 a 747, io il buy offer l'avevo fatta a 730, ahimè, erano state acquistate non so da chi, e adesso quella che costa di meno sta a 997 Atlas, che comunque vabbè, non è un'enormità, saranno 130-140 euro. Però non tutti i mali vengono per nuocere, perché poi mi sono detto: ok, ho comprato gli Atlas, li ho da parte, che faccio? Me li tengo tutti? Me li tengo tutti? Magari in futuro, se il gioco effettivamente non si rivelerà un fail enorme, ma sarà un gioco che sarà sviluppato veramente con i contrococomeri e prenderà piede, di sicuro gli Atlas che avrò comprato oggi, magari tra un anno o 2 anni, varranno molto molto di più. Basta guardare il token di Illuvium e vi fate un'idea. Però mi sono detto, al tempo stesso voglio avere la possibilità magari di partecipare al gioco, ok? Perché semmai un giorno questo gioco sarà disponibile e giocabile,
Io voglio avere la mia piccola parte per poterlo provare, per entrare e farvelo vedere. Quindi ho detto, va bene, ho perso l'opportunità di prendere il Pierce 5, X5, che mi piaceva molto in realtà, sia dal design che su quello che poteva fare, perché è una navetta che si può trasformare, insomma, in tre tipi praticamente di settaggi diversi. Ho detto, va bene, io comunque mi vado a prendere un Opal e un Pierce X4, che sono sicuramente più piccole. Però hanno anche il vantaggio che si può andare da soli su queste navi, quindi in realtà non c'è nessuno spreco. E che cosa è successo? Stamattina ho detto, ok, non ho potuto comprare quello, fammi vedere un attimo nel mercato a quanto stanno. E effettivamente i prezzi invece di queste navette non sono saliti tanto, anzi, in Atlas al momento conviene anche comprarle. Pensate che questa mattina, tra le tante lo sto vedendo adesso, l'Opal Jet ce n'erano circa 30.000 e adesso sono già 25.000. Quindi insomma stanno andando a ruba. La spesa, bene o male, per comprare questa navetta e partecipare in futuro al gioco è di 103 Atlas, che al momento, ce li andiamo a vedere, sono pochissimi, sono 14 dollari e 80, 77. Questo vuol dire che noi con un rischio minimo, magari in futuro avremo la possibilità di partecipare. Anzi, sicuramente in futuro avremo la possibilità di partecipare e giocare a questo gioco. Sicuramente, non avendoci navi enormi, magari non potremmo fare viaggi intergalattici incredibili, però ce lo potremo permettere. Tra le tante, ho anche deciso di prendere la Pierce X4, ve la faccio vedere. E anche lei sul mercato sta a poco, 128 questa mattina stavano a meno, quindi insomma direi che le manine qua di tante persone, di centinaia, anzi migliaia di persone si stanno muovendo. Quindi, se vi interessa, insomma, vi interessano i giochi di fantascienza, io direi di dare un'occhiata e sbrigarsi. Poi comunque vi faccio vedere anche come partecipare e come comprare navette se volete. Comunque, 128, quindi 128 sono 18 euro. E 18 dollari, 18 dollari più 14 dollari sono 32 dollari. È bene pure avere un po' di token da parte. Allora, io che cosa consiglio? Adesso per dimostrarvelo, ecco, vi faccio vedere l'inventario. Eccola qua, una e una. Tra le tante, tra le strutture al momento non è possibile comprare nulla. Se non sbaglio, infatti, dal dicembre 31. Anche le strutture ovviamente hanno un ruolo all'interno del gioco. Quelle che mi interessano più di tutte sono la Power Plant e la Mining Drill, i due NFT che servono per minare, okay, e trasportare i materiali, perché credo che i materiali avranno una certa importanza all'interno del gioco e saranno anche quelli a farci guadagnare i token. Quindi vediamo 31 dicembre, proprio a fine anno, che cosa tireranno fuori, soprattutto quanto costeranno. Io comunque, infatti, ho comprato degli Atlas in più, non precisi, ho comprato un bel po' di più di Atlas in modo che, se il prezzo non sarà esagerato, entrerò anche per comprare, ecco, una power plant e una mining drill. Sono abbastanza fiducioso, però il rischio è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando parliamo di cripto. Per comprare le navette, la cosa da fare è piuttosto semplice. Prima di tutto abbiamo bisogno di un wallet per Solana, perché gira tutto quanto su Solana. Quindi, come facciamo ad avere un wallet per Solana? MetaMask non va bene, si chiama Phantom. La cosa è semplicissima perché qua praticamente dove vedete Wallet Connected, se non avete connesso nessun wallet, basta che cliccate su Phantom e vi create il vostro wallet. Facile, come MetaMask è proprio la cosa più facile del mondo, vi segnate le frasette da qualche parte e ve le tenete al sicuro in casa, magari su un quadernino, che tenete proprio in maniera gelosissima. E poi i passi da fare sono semplici. Basta andare su Binance. Se non avete un account Binance, vi lascio il referral nella descrizione. Questo perché? Perché Binance, fino al 16 dicembre, mi sembra, ha una super offerta dove se si depositano almeno anzi, più di 50 dollari, quindi diciamo 50 euro, che bene o male sono quelli che ci servono per comprare le due navette, vinciamo delle mystery box. Nelle mystery box ci sono dei premi in cripto.
che possono arrivare fino a 500 dollari. Quindi io vi lascio referral. Se non avete ancora Binance, comunque io ve lo straconsiglio perché è l'exchange più grande al mondo. Io utilizzo sempre questo, quindi questo è. Comunque, dicevamo, entriamo su Binance, acquistiamo, se è la prima volta che entriamo su Binance, con la carta di credito oppure fate deposito bancario, ma secondo me con la carta di credito è più veloce, mettiamo 50 euro, 100, 150, 8 milioni, decidete voi, e facciamo il cambio con Sol. Quindi è facilissimo, ci cerchiamo Sol, mettiamo qui, boom, andiamo su continua e nel nostro wallet uscirà Solana. Fatto questo, semplicissimo, ci mandiamo Solana sul nostro wallet Phantom, ok? Dove entreremo con la nostra password, eccetera, eccetera. Una volta che abbiamo i nostri Sol, ovvero Solana, sul wallet Phantom, basta andare su Radium Swap, sicurissimo anche questo, e mettere il change tra Solana e poi inserire qui Atlas. Farà in automatico Radium, perché Atlas è acquistabile tramite il token di Radium, però lo swap ci fa tutto in automatico, quindi semplicissimo, perché una volta che abbiamo i nostri Solana sul wallet Phantom, basta loggare qui ovviamente con il nostro Phantom Wallet, che leggerà quanti Solana abbiamo messo, e poi fare lo switch di Solana per Atlas. Questo in automatico convertirà Solana in Ray, che sarebbe il token di Radium, e poi i Ray in Atlas. Quindi, come potete vedere, ad esempio con un Solana avremo 1402 Atlas. Ok, infatti Sol, Ray, Atlas. Questo sarà lo swap che farà. Una volta che abbiamo fatto questo swap, ci ritroveremo nel wallet Phantom i nostri Atlas. E da lì, facile facile, andiamo sulla navetta, sul marketplace, andiamo su buy e facciamo l'offerta. Ad esempio, clicchiamo qui, ovviamente non ce ne servono 25.000, ne mettiamo uno per 103 Atlas, più quell'altro che erano 128, insomma in totale, per dirvi, sono 200 e passa Atlas. Se abbiamo convertito i Sol, ad esempio, in 1000 Atlas, avremo le due navette, come vedete qui, più i token Atlas che ci rimangono, che sicuramente ci serviranno o per acquistare altre cose, oppure semplicemente come investimento, perché io sono abbastanza sicuro, perlomeno questo è quello che penso io, e alla fine ho investito talmente poco che sinceramente, se va bene, ci ho guadagnato tanto, facciamo un 100 per, se va male, pazienza ragazzi, non ci cambia la vita. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video con un'altra perla. Ciao ragazzi!